Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia, anche se non possiamo viverla come vorremmo, cioè alla riaperta da oggi e per qualche giorno le condizioni meteo saranno improntate alla primavera. Le immagini di quest'oggi del satellite sono particolari. L'Italia appare quasi totalmente sgombra da nubi, mentre un enorme tappeto nuvoloso è presente sul Mediterraneo. Non è una perturbazione, ma è il segnale dell'alta pressione africana. In questo periodo dell'anno il mare ha ancora temperature fredde in superficie. Quando scorre aria umida e calda si possono formare nubi basse, come il caso di quest'oggi. Non pioverà da nessuna parte, ma questa nuvolosità coinvolgerà in pieno la Sardegna, la Sicilia e le coste tirreniche centro-settentrionali. Su tutte le zone d'Italia il soleggiamento invece sarà generoso e le temperature cominceranno ad aumentare, portandosi su valori intorno ai 20 gradi, come nel caso di Bolzano e Firenze, due delle città più miti di oggi. Sarà piena primavera. Come dicono gli esperti, il picco del bel tempo e del caldo lo vivremo tra domani e dopodomani. Il sole si farà anche vedere anche sulle isole maggiori e le regioni tirreniche, dove solo per oggi avremo qualche nube in più e le temperature raggiungeranno valori primaverili su tutte le regioni, in particolare al centro-nord con massime superiori ai 20 gradi. Bolzano, Firenze e Roma toccheranno tranquillamente i 22 gradi, ma picchi fino a 25 si registreranno nelle vallate del Trentino Alto Adige. Punte di 20-21 gradi saranno di casa anche a Torino, Milano e Napoli. Un po' più fresco sulle zone costiere delle isole maggiori per le vicinanze al mare, che come detto è questo il periodo dell'anno in cui le acque sono più fredde. Nel corso di venerdì si avrà un primo accenno di cambiamento limitatamente al nord-ovest, dove le nubi aumenteranno ma sarà scarso il rischio di pioggia, mentre il tempo si manterrà stabile e soleggiato su Triveneto ad centro-sud. Le cose cambieranno dalla giornata di sabato: una perturbazione interesserà le regioni settentrionali con piogge sparse e nevicate sulle Alpi a quote medie. L'area di bassa pressione coinvolgerà in modo marginale le regioni centro-meridionali, mentre in Sicilia una debole perturbazione africana potrebbe coinvolgere l'isola con cieli nuvolosi e piogge sparse. Su tutte le regioni si avrà un calo delle temperature, in modo particolare al nord e sulle regioni adriatiche per l'arrivo di venti freddi di bora, che dopo il caldo sopra media dei giorni precedenti torneranno in linea con quelle di marzo. Gelo artico sì o no, visto che lo prevedevano per questo fine settimana? C'è ancora molta incertezza sull'arrivo del freddo o meno. Sicuramente l'Europa centro-orientale vedrà un consistente calo termico, ma i modelli non riescono ancora ad inquadrare il suo arrivo o meno sull'Italia. Saranno necessarie altre 24-48 ore per vederci chiaro e formulare una previsione più corretta. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.